Da come nasce l'idea di applicare l'ozonoterapia al trattamento dei pazienti Covid? Ma questa idea è un'idea che nasce da lontano, non è né una nostra creazione né quella di qualcun altro. Che l'ozono abbia un'azione antiviralica lo si sa da tanto tempo, antibatterica addirittura dai primi del secolo scorso. E, i cinesi hanno già pensato, immaginato che potesse avere degli effetti sul Covid e qualcun altro ha anche provato ad applicarlo soprattutto per la disinfezione ambientale. Il protocollo ozono lo abbiamo immaginato e pensato a, possiamo dire, ai primi di dicembre, forse anche prima, perché io sono un fobico, avendo un amico in Cina, sapevo quello che stava succedendo e quindi ho cominciato a dimenarmi su questo argomento. Questi pazienti Covid fanno naturalmente tutti gli altri farmaci, l'ozono è qualcosa di più. Viene applicata attraverso dei kit che sono approvati, che sono venduti e che hanno un sistema di prelievo, poi miscelazione, poi rinfusione. In realtà la miscelazione la viene fatta dall'operatore attraverso una porta apposita presente nella sacca e quindi poi eseguita una miscelazione con un macchinario, cioè noi abbiamo una bilancia miscelatrice. Questa è una malattia molto insidiosa. Il problema di questa malattia è che noi non possiamo sapere con certezza quando c'è stata la viremia, la fase viremica. Questo ci rende difficile individuare la reale giornata in cui si trova il paziente. Noi dobbiamo immaginare di avere a che fare con un effetto domino, un domino circolare con degli elementi radiali. Il Covid scatena questa, ogni casella del domino è come se fosse una cellula. Il Covid scatena questa effetto domino e noi quanto prima riusciamo a spostare le caselle vicino al centro, prima riusciamo a interferire con l'evoluzione della malattia, capire il momento in cui interagire con, non solo con l'ozono, ma anche con gli altri farmaci sperimentali è probabilmente la chiave terapeutica. E pensiamo di intervenire prima perché pensiamo di aggredire questo incendio che si sta sviluppando nell'organismo prima che diventi troppo esteso. Per fare un'altra similitudine, c'è un tronco che viaggia su un fiume verso una cascata. Quando abbiamo imboccato la cascata è ormai troppo tardi. Quindi cerchiamo di anticipare prima perché poi l'ozono sostanzialmente interferisce e regola i sistemi biologici normali che funzionano bene. Se noi arriviamo quando già è tutto disregolato, non sortiamo gli effetti sperati. Ci vuole moltissimo riservo e molta prudenza nell'affrontare questo argomento e saranno poi gli statistici a dire, analizzando i nostri dati, a dire se effettivamente funziona o no. E il paziente ha appena somministrato un sollievo, dice di sentirsi meglio, ma questo è normale perché io non sto niente altro che aumentando la sua saturazione d'ossigeno attraverso questo sistema. È replicabile secondo lei anche negli altri centri o presidi sanitari o servono delle strumentazioni specifiche? No, l'ozono è una cosa che costa poco e si fa in modo facile. Non è stata mai oggetto di interessi da parte di aziende farmaceutiche, ma solo di produttori di macchinari, anche perché è molto labile, volatile, dura poco. Quindi deve essere utilizzato in mani inesperte, ma io credo che una volta che noi, se saremo soddisfatti del protocollo, lo invieremo come protocollo multicentrico, lo taglieremo, lo diciamo così, renderemo performante in maniera che possa essere utilizzato in modo semplice.